Occhio a Valdés, dentro Toni, 3-0, Cristiano Toni, doppietta per lui. Gol straordinario dell'Atalanta che sta mettendo in mostra l'interviore, la difesa di Mourinho. Uno di oggi, impresa non riuscita davanti al presidente Ciampi, avrebbe voluto regalare al suo pubblico la prima vittoria in massima divisione. L'ha cercata con ostinazione, sicuramente più degli avversari, ma non ha saputo approfittare di mezz'ora giocata con un uomo in più. L'Atalanta, dal canto suo, ha assunto un atteggiamento prudente proprio in funzione di Pazzini espulso, sfiorando addirittura i 3 punti. Il Livorno di Spinelli, privo di Vargas, sceglie il modulo 4-4-2, mentre nell'Atalanta, con lo stesso schieramento, Montolivo va in panchina. Per 20 minuti equilibrio senza occasioni, esuberante il 37enne Ruotolo come terzino sinistro e da una sua iniziativa scaturiscono la respinta di Taibi e il colpo di testa di Lucarelli. L'arbitro Airoldi alla mezz'ora ripete quanto fatto con il doriano Carrozzieri, gamba tesa di Pazzini su Melara e cartellino rosso diretto, espulsione. Atalanta per 30 minuti in 10 contro 11, modulo d'emergenza 4-4-1 e Livorno che si rovescia nella metà campo avversaria. Triangolazione Protti, Lucarelli, Protti. In spazi sempre più stretti, con l'Atalanta bassa e corta, il Livorno tenta di incentivare il ritmo e qui Lucarelli dopo 2 dribbling calcia debolmente. Ripresa con a bordo campo il neo livornese Galante. Come già nel primo tempo di mercoledì contro l'Inter, bastano a volte la stazza e la progressione del solo Budan per mettere in ansia la difesa. Tiro e palo esterno. Al quarto d'ora episodio da Moviola, quando sul lancio di Cordova avviene questo contrasto fra Rivalta e Protti, che riesce a depositare la palla in rete. È molto difficile distinguere fra l'unghiata di Rivalta e una eventuale spinta di Protti. L'attaccante protesta spingendo a sua volta l'arbitro e Airoldi lo espelle, e squadre in 10 contro 10. Al 26esimo, approfittando della parità numerica ristabilita, l'Atalanta trova un varco nella retroguardia di casa. Lancio di Marcolini, esitazione di Melara e palla di Gautieri che si impenna, 0-1. Passano 2 minuti e l'orgoglio del Livorno porta i suoi frutti. Sono gli interni di Colomba a sostituirsi alle punte. Assist di Cordova e colpo di testa di Vigiani, 1-1. Il risultato non cambia più e la linea torna a Paola Ferrari.